Buonasera cari amici di Live Music Lombardia, da Simone Passero. Quest'oggi abbiamo un'altra band da intervistare ed è con grande piacere che vi presento gli The Inception. Ciao. Buonasera tutti, ragazzi, bentrovati, benvenuti. Allora iniziamo la prima intervista per The Inception e quindi per Live Music Lombardia. Dunque, quando nasce il vostro gruppo, The Inception, quando nasce? Allora, vabbè, il nostro gruppo è nato il 22 settembre del 2012, quindi già un anno fa, un buon anno fa, e è nato da tante band differenti, diciamo, provenivamo tutti da tante band differenti. Io, chitarrista, Andrea, provenivamo da una band chiamata Black Flames. Qui il nostro Vincenzo, bassista, proveniva da una band chiamata Overburners, e un altro chitarrista, Francesco Mori, che proveniva da Inno Legacy. Quindi abbiamo deciso, poi alla fine, dopo queste prime esperienze come band, di lasciare queste band, perché comunque erano le nostre prime band, quindi queste prime esperienze molto dei giovani in erba praticamente, e abbiamo detto, ma creiamo qualcosa tutti insieme, no? Che sia veramente, ma buono comunque, una band che spaccasse veramente. E loro abbiamo detto, dai, uniamoci tutti, e questo desiderio poi si è avverato. Siamo uniti tutti come band e adesso siamo meglio che mai, praticamente. Dopo solo una settimana abbiamo detto, siamo un cantante, ragazzi, no? Qua come facciamo? Abbiamo chiamato il nostro Francesco Di Gianni, che proveniva da un'altra realtà, che poi vi spiegherà lui, un'altra solista, e ha detto, ma va bene, dai, un po' titubante all'inizio, però ha parlato bene subito all'inizio del gruppo, si è trovato bene e siamo partiti tutti con grande grinta e forza. Allora, tu mi hai anticipato in pratica la prossima domanda, ovvero alcuni dei vostri componenti, sei avanti e questo mi piace, alcuni dei vostri componenti musicali provengono da realtà un po' diverse, differenti. Quali, appunto? Cerchiamo un attimo di approfondire il background musicale che avete vissuto prima di unirvi. Certo. Beh, allora, io nelle mie band precedenti suonavo già rock anni 70 oppure alternative anni 90 o grunge. E poi mi sono formato un po' ascoltando appunto le Zeppelin, Deep Purple e blues rock in generale. Poi è arrivato il metal ed è stata una bella scoperta, perché comunque è molto divertente da suonare con anche loro, che sono molto divertenti con cui condividere, diciamo. Io ho sempre avuto un'impronta comunque metal, con il presente Gabriele, ci siamo formati praticamente insieme e mi ispiravo inizialmente a band come Ozzy Osbourne, anche come Guns N' Roses e AC/DC, e ho sempre avuto questa impronta tenendo sempre sugli stessi standard, insomma. Io invece sono il cantante del gruppo Inception e sono partito, diciamo, da solista nel genere moderno, musica moderna, come ad esempio, faccio un esempio, Marco Mengoni o queste Modaone, Gramaro, così, però comunque faccio diversi generi musicali come gospel, sono anche in un coro gospel, faccio il solista lì, e sono anche nel gruppo Inception, dove facciamo comunque tra le altre cose del rock, hard rock tendente al metal, e a me piacciono molti generi musicali, li apprezzo tutti, poi dipende dalle canzoni come sono fatte, ma comunque diciamo che mi piace tutto. Mi piace spaziare. Sì, mi piace spaziare. Sì, anch'io provengo da un ambiente abbastanza diverso da quello del punk. Io facevo il punk, i Ramones, i Sex Pistols, e comunque gruppi abbastanza che comunque hanno inciso nella musica, nella storia della musica.
E partendo da questo, quindi ho sviluppato uno stile suonando la batteria, uno stile molto veloce, non complesso, abbastanza semplice. Poi comunque, conoscendo anche loro e avendo anche altre influenze, soprattutto col metal, col rock, ho detto, ma sì, dai, proviamo a fare qualcosa di diverso e comunque accelerare qualcosa e anche, diciamo, a alzare il livello della musica, della difficoltà. Ho detto, proviamo, sperimentiamo un attimo. E così sono arrivato con loro e adesso mi trovo molto bene. Il risultato è ottimo, direi, no? Spettacolare. A quali band, diciamo così, famose o comunque conosciute si ispirano gli Inception? Ma principalmente ce ne sarebbero tante di band a cui ci ispiriamo, perché alcune ci sarebbe una lista. Le più rappresentative per voi? Ma Alphabet, Metallica, Avenged Sevenfold, Iron Maiden magari, anche comunque anche nella complessità dei riff, della struttura musicale. E CDC, Slipknot, per esempio, Machine, ce ne sarebbero tanti, Megadeth anche, System of a Down per esempio anche, quindi ce ne sarebbero veramente. Basta, tanti. Fermati perché li hai già nominati tutti, no. Si può dire, sì. La storia della musica comunque, ma sì, comunque abbiamo tanti, provenendo da realtà differenti, diciamo abbiamo messo tutti insieme un mix di tutto comunque, abbiamo spaziato comunque, è questo che ci rende, diciamo, forti. Allora, questa è una domanda abbastanza particolare, perché vogliamo spiegare agli amici di Live Music Lombardia che voi arrivate da Piacenza, quindi noi invece siamo qui vicino a Monza, quindi abbiamo una realtà magari musicale differente. Infatti la mia domanda è, qual è la realtà musicale a Piacenza e dintorni, anche per chi appunto si trova lontano, che vuole sapere un qualcosa di più su Piacenza in musica? C'è tanto da dire. Beh, allora, sicuramente a Piacenza non c'è, diciamo, quella varietà di gruppi che possono trovare qua in Lombardia, sicuramente. Piacenza forse va abbastanza genere pop, alternative, ci sono parecchie band anche molto brave che fanno questo genere. E in realtà band metal come la nostra, che sono di alto livello, noi ancora non siamo ad alto livello ma speriamo di arrivare presto, comunque band di alto livello metal forse non ce ne sono, per cui sì, è sicuramente meno dinamica da questo punto di vista la scena musicale a Piacenza. Allora, per chi fosse interessato a seguire d'ora in avanti Inception, quale contatto avete per poter essere seguiti? Beh, allora, tanto sicuramente su Facebook abbiamo la pagina ufficiale che si chiama The Inception, dove postiamo tutte le novità, dove dei live su quelle che possono essere registrazioni di canzoni nostre. E poi abbiamo una mail per anche chi vuole proporci di suonare. E abbiamo anche da poco un profilo su Google Plus che, diciamo, continuiamo a riaggiornare, seguendo anche, siccome stiamo registrando un nostro EP, una nostra prima demo, abbiamo questa pagina dove postiamo tutte le novità che abbiamo su queste nuove canzoni, quindi la registrazione di batteria, basso e così, quindi daremo anche lì tutte le informazioni, oltre che sulla pagina Facebook. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con noi ragazzi, ringrazio appunto gli Inception, vi faccio in bocca al lupo per le vostre date quando farete i prossimi concerti. E questa intervista è giunta al termine, io vi ringrazio, da Simone Passero è tutto e vi do appuntamento ad un'altra imperdibile intervista di Live Music Lombardia. Grazie, ciao, ciao ragazzi, alla prossima, ciao!